pannellino ha due funzioni, sia di poter leggere la banda magnetica che abbiamo qui, strisciandola dal lato sinistro, sia il codice QR code, che è questo qui dietro, che è sempre sulla tessera, che ci consente comunque di aprire quantomeno gli sportelli. Adesso io vorrei usare il QR code per aprire gli sportelli, dove conferire i vari rifiuti, che siano carta, organico, plastica, metallo, eccetera. Ma quello che vorrei dire, che mi fa piacere dire, intanto adesso lui ha memorizzato che questo codice fiscale ha aperto lo sportello e ha conferito comunque una tipologia di rifiuto. Ma queste isole non si fermano soltanto a questo, all'interno di questi sportelli, specialmente su tre tipologie di rifiuti, parlo di raccolta indifferenziata, organico e vetro, ci sono dei nebulizzatori di enzimi che abbattono gli odori, perché purtroppo l'immondizia, signori, l'odore ce lo dà, non è che non ce lo dà, mentre sulle altre frazioni non c'è. In più abbiamo degli infrarossi che ci consentono, o meglio, che consentono a chi lo deve vuotare di poter controllare il grado di riempimento dei cassonetti all'interno. Tant'è vero che lancia un alert l'isola, sempre al computer di chi si è collegato in remoto, che dice: guarda che il cassonetto dell'isola X, per quanto riguarda l'organico, è pieno all'80%, quindi si consiglia di andare a vuotare. Ovviamente ci sono delle volte che le amministrazioni non fanno in tempo ad andare a vuotare, si trovano dei rifiuti, diciamo, che trasbordano un po' il limite del cassonetto, ma è normale, specialmente in questi periodi estivi, anche perché questa isola prevalentemente viene scelta da chi ha il turismo, perché io arrivo turista il venerdì sera, vado a casa che ho non so dove, voglio conferire l'immondizia, non so che fare perché non sono stato autorizzato a cacciare fuori le pattumiere, oppure non pago la tari in quel posto, eccetera. Io vado lì, conferisco, quantomeno non la troviamo per terra. L'isola nella sua semplicità ci può anche videosorvegliare, certo non è una videosorveglianza di quelle attive che funzionano 30 giorni al mese, questo funziona, non so, due giorni di riprese, poi è costretto a fermarsi perché abbiamo una struttura troppo piccola all'interno. Poi io come venditore di questo tipo di isola mi sono sempre, a chiunque la vendo, io cerco di dare sempre questo tipo di opzionale, che sarebbe il conferimento dei farmaci scaduti, delle pile esaurite e dei piccoli RAE. Adesso lasciamo stare che i piccoli RAE vengono usati poco, ma noi, se andiamo a vedere nell'indifferenziato, troviamo spesso e volentieri medicinali, pile scadute, eccetera. Vorremmo che, questo è un piccolo aiuto per un'amministrazione, a conferire questo tipo di rifiuti in maniera giusta ed adeguata. Che altro vi posso dire? Certo.